Ciao, sono Silvia di Agora Medical. In questo video vi parlerò di che cos'è la terapia manuale ortopedica e di come noi la applichiamo al percorso fisioterapico. La terapia manuale ortopedica è una specializzazione del fisioterapista in ambito muscoloscheletrico per la gestione di problematiche quali la lombalgia, il dolore cervicale o ad esempio una spalla dolorosa. Un momento fondamentale di questo approccio sarà la valutazione iniziale del fisioterapista. In seguito alla valutazione iniziale verrà impostato un piano di trattamento con determinati obiettivi e con strategie specifiche per il raggiungimento di questi obiettivi. Gli obiettivi saranno concordati all'inizio del percorso di cura tra il fisioterapista ed il paziente. Le strategie terapeutiche saranno sempre differenti, personalizzate sul paziente, quindi non esisteranno dei percorsi di cura uguali anche in pazienti che presentano la stessa problematica. Le componenti principali del piano di trattamento sono la terapia manuale, quindi tutte quelle tecniche che il fisioterapista andrà ad eseguire sul corpo del paziente, tecniche di tipo manuale. L'esercizio terapeutico, in cui il paziente assume un ruolo attivo all'interno del piano di trattamento diventandone il protagonista. E infine, non meno importante, l'educazione, strumento con cui il fisioterapista informa il paziente sulla natura del suo disturbo e lo istruisce all'autogestione della sua problematica, tramite un potenziamento del programma terapeutico con l'esercizio domiciliare e l'evitamento di comportamenti che potrebbero andare a rallentare o ad ostacolare il processo di guarigione.